Versione personalissima di I've Got You Under My Skin, un pezzo famosissimo degli artisti che sono stati più votati nel nostro concorso Mi Piace della scorsa settimana. Loro sono i Moody's e oggi sono ospiti qui a Citofonare Cuccarini. Benvenuti ragazzi, un bel gruppo di 5 ragazzi. Allora intanto presentatevi uno per volta, nome e anche il rispettivo strumento, così vi conosciamo meglio. Ok, Emanuel, basso. Che però non è basso, cioè assolutamente, no, assolutamente. Io sono Nino e suono la chitarra. Io sono Dimo alla voce. Francesco, batteria. E poi abbiamo il nostro grandissimo Gabriele Buttafuoco, che è il regista del video. Ciao a tutti, buonasera. Ah, ecco, meno male, parla anche lui. No, pensavo che non volesse parlare. Allora, perché... No, dico, so che però a volte può capitare di trovare anche un altro batterista, vero? Sì. Alla batteria qualcun altro? Sì, diciamo che ogni tanto è capitato. Giriamo i ruoli giusto per essere un pochettino più... diversi rispetto al solito. Infatti nel video c'è qualcosa di strano. Volete farlo strano, diciamo. Sì, sì, ho capito. Sentite, il significato di Moody è lunatico. Ma c'è qualcuno di voi che è veramente così? Ma probabilmente sono io il più lunatico di tutti. Anche se in verità si vede dai capelli nel video. In verità siamo tutti dei caratterini abbastanza... Spieghiamo, Ruella, che hai dei capelli spiega tipo Fabrizio, sì. Poi in discesa col freno a mano. Se no mi chiamano anche Dragon Ball alle volte. È vero. E come dimostri questo tuo essere lunatico, diciamo? No, è un lunatico buono, diciamo così, nel senso che ci piace esprimere in musica tutte le nostre emozioni, quindi in questo brano siamo stati divertenti, ci siamo messi un po' in gioco, invece in altre cose siamo più introspettivi, però tutto caratterizzato dal nostro sentimento, diciamola così. Però insomma io so che voi dal vivo veramente date il meglio di voi stessi, no? Sul palco proprio non vi ferma nessuno. Mi hanno raccontato neanche i crampi. Che cosa è successo? Raccontatemi un po'. È capitato che si è bloccata totalmente la mano, ma fa niente, ne ho due, quindi infatti non è male, essendo un chitarrista non è male. E sei andata avanti per quanto tempo così? Per tutta la fine del concerto, alla fine però. Dice, non me lo ricordo perché era talmente tanto il male che sono andata avanti. Una sofferenza, ma fa niente. Sentite, Dimo, è vero che avete anche 200 mini fan? Allora, sì. Raccontami, perché questa è una bellissima iniziativa. Questa domanda, perché io faccio musica con bambini da 0 a 6 anni, è un'attività che si chiama Music Learning Theory e saluto anche l'associazione per cui lavoro, che si chiama AIGAM, proprio che è qua di Roma. Praticamente paragona la musica a un linguaggio e quindi parlo con i bambini il linguaggio della musica con melodie e ritmo molto, molto complesse, ma per loro è una cosa molto semplice, quindi è una cosa molto bella. Infatti saluto tutti i miei piccoli. Beh, sono 200, sono tanti, un numero, sì. Non un tutti numero insieme, assolutamente consistente. Beh, corsi. Certo, capito, però insomma sono comunque moltissimi. Senti, io so che anche l'umorismo insomma è uno dei vostri elementi distintivi, ma è vero che una volta ti hanno anche scambiato per Checco Zalone? Fatti un po'. Beh, conta la tua, ma... Niente, praticamente ci hanno contattato, ci hanno detto venite a fare una data in Svizzera, era il primo concerto praticamente, eravamo da poco così, arriviamo su belli tranquilli e vediamo sui cartelloni praticamente il titolo della canzone che stava andando per la maggiore di Checco Zalone. Erano convinti che noi fossimo la band che aveva fatto di Checco Zalone, che aveva fatto il pezzo. E voi come avete reagito? L'abbiamo suonata. Cioè avete fatto finta di niente, vi siete spacciati per la band di Checco Zalone. La cosa strana è che ci avevano chiesto di imparare una squadra fortissima e noi ci chiedevamo, chissà come mai, questa cover. Ah, quindi voi non avevate capito? No, pensavate fosse una richiesta così, esatto. Per... Invece, autografi freschi. Sentite, raccontatemi un po', progetti per il futuro, cosa vi piacerebbe? Progetti o sogni per il futuro? Sogni e progetti, sicuramente il disco che uscirà nel 2014. Quindi questo è un progetto. Questo è un progetto. No, questo è un progetto che già esiste, che è già in una fase, sì, diciamo, conclusiva. Esatto, si chiamerà Oltre le apparenze, è un po' anche un sogno, nel senso che sogniamo che diventi un po' la nostra punta di diamante, nel senso abbiamo già fatto altre cose fino ad oggi, come anche questo brano di I've Got You Under My Skin, però questo disco
speriamo che sia la nostra probabilmente il disco in qualche modo che vi presenta e vi rappresenta al meglio. Esatto. E invece sogni? Dai, ditemi un sogno, un proposito per il 2014. Per il visto 2014. Che ci siamo quasi. Bello, fare un video con più soldi. Ah, giustamente adesso ha parlato il regista, ha parlato il regista un video con più soldi, perché immagino che come al solito poi i registi debbono fare proprio, come dire, dei miracoli alle volte, no? Per fare dei bei video. Poi Gabriele veramente ha fatto dei salti mortali, quindi lo ringraziamo. Grazie a voi, grazie a voi. Ragazzi, intanto vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi. Naturalmente, insomma, vi facciamo tutti noi di Citofonare Cuccarini un grande in bocca al lupo per il futuro, ma io dico anche, spero che possiate tornare nella seconda tranche, no, di questo concorso, perché voi sapete che tutti i vincitori settimanali poi rientrano in gara in primavera e poi da quelli che vengono selezionati viene prescelto proprio il vincitore dell'anno di Citofonare Cuccarini. Quindi insomma speriamo di rivederci e di riascoltarci presto. Speriamo. Va bene? Speriamo. Grazie di cuore ai Moody's. Aspettate che poi dobbiamo fare la foto, che poi la pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook, come naturalmente ricordiamo a tutti voi di continuare a votare, perché avete ancora pochissimo tempo per votare i demo della scorsa settimana. E poi naturalmente vi invito tutti a mandare i vostri demo di un minuto come sempre alla nostra mail citofonarecuccarini@rai.it. Un po' di musica.